si sono radunati all'interno del comprensorio militare di Persano i bersaglieri, gli ex bersaglieri dell'associazione 67esimo Fagaré, associazione militare che racchiude bersaglieri ed ex bersaglieri provenienti da tutta Italia, che oggi qui nel comprensorio militare, in occasione del nono raduno che hanno tenuto, si sono riuniti insieme alle famiglie. C'è stato un primo momento di preghiera del bersagliere, un inno al silenzio ai caduti militari ma anche ai civili. Ogni anno l'associazione 67esimo Fagaré ricorda i luoghi in cui ha prestato servizio in provincia di Salerno ed in particolar modo hanno avuto un ruolo centrale nella storia della Valle del Sele e del Tanagro, perché nel 1980, all'indomani del terremoto del 23 novembre 1980, i bersaglieri, gli allora giovani militari del 67esimo Fagaré, prestarono servizio non solo in aiuto alle popolazioni, ai sopravvissuti, ma anche aiutando e tirando fuori i corpi senza vita dei civili, ma anche dei militari caduti sotto le macerie del sisma dell'80. Mettersi sull'attente a fianco. Fa che il raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte. Fa che la bandiera, che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedano vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e, se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo di assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che dal Mincio al Don, dal Don a Poggio Scanno fino ai giorni nostri sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Un mix di emozioni, il momento del ricordo dei caduti da parte dell'associazione, dei bersaglieri dell'associazione 67esimo Fagaré, ma anche del comune di Castelnuovo di Conza, che era presente alla cerimonia attraverso il vice sindaco onorato Frangione. Un modo questo per consolidare i rapporti con l'esercito italiano. Voi avete dato lo scorso anno la cittadinanza onoraria alla brigata bersaglieri Garibaldi di Caserta e avete ospitato proprio il 67esimo Fagaré, che nel 1980 prestò servizio nei comuni terremotati. Certo, con grande orgoglio che partecipo come rappresentante del comune di Castelnuovo di Conza a questa manifestazione. Un saluto a tutti i bersaglieri, al 67esimo Fagaré che con grande dedizione e spirito di sacrificio nel 23 novembre 80 ha partecipato aiutando le vittime e facendo del loro meglio per l'aiuto a tutti i terremotati. Un legame istituzionale e un legame di amicizia con i bersaglieri che si consolida. Certamente, certamente. Noi per questo come amministrazione abbiamo pure dato la cittadinanza onoraria al 67esimo Fagaré per unire ancora di più
il corpo dei bersaglieri, l'esercito italiano all'amministrazione. Un momento istituzionale, un momento toccante, un momento di ricordo, un momento anche di valori di ricordo, di valori importanti che si è tenuto qui a Persano, a cui quest'anno ha preso parte anche il presidente nazionale in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, in rappresentanza di tutti i bersaglieri e gli ex bersaglieri italiani. Tutto questo si è svolto qui anche quest'anno nel comprensorio militare di Persano, un legame che si consolida non solo con lo Stato, con l'esercito italiano, con il comprensorio militare, ma si consolida con il territorio salernitano, quello dei bersaglieri che nel cuore porteranno e portano sempre proprio la provincia di Salerno. Non solo tradizione, non solo istituzione come presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, ma sono qui anche come persona che ha un interesse personale per questa visita, perché io sono stato nell'88 il comandante, con orgoglio e con onore, del 67° Battaglione Bersaglieri Fagaré. Che effetto le fa, generale, ritornare qui, abbracciare i suoi colleghi, ex colleghi, amici? Non è un'emozione, è un turbinio di emozioni nel mio cuore, perché potete immaginare, da comandante sono stato qui, ho vissuto qui per un anno con la mia famiglia, in questo posto che di per sé, dal punto di vista storico, dal punto di vista sociale, è incantevole, è meraviglioso. Io l'ho vissuto anche con i miei bersaglieri, portando avanti tanta attività militare, però ripeto, ho nel cuore tanta dolcezza, simpatia che mi proveniva dal vivere in questo posto meraviglioso. 188° anno di vita del Corpo dei Bersaglieri, e noi oggi siamo qui per festeggiarlo, in questa caserma, in questo luogo. Questo è un luogo che è nel cuore di tutti noi, dal 1975 al 1993. Il discorso che ho fatto prima era riferito appunto al 67° in tutte le sue evoluzioni, da quando è nato fino alla sua fine nel 1993, passando per tutte le occasioni che ha avuto per motivi di ordine pubblico, di aiuti alle popolazioni terremotate nell'Irpinia 1980, 23 novembre, indelebile 19 circa e 30 circa, quindi abbiamo, come dire, voluto approfondire appunto questa situazione, questo darsi da fare come 67° alle popolazioni colpite. In più non dimentichiamo che come bersaglieri si è sempre partecipato a missioni umanitarie tipo Bosnia o Afghanistan o Libano eccetera, e come missioni di aiuto pubblico, di ordine pubblico, aiuta le popolazioni in qualsiasi forma, dal terremoto a strade sicure, Vespri Siciliani e tutto questo che concerne appunto l'impegno del 67°, ma anche di altri corpi, chiaramente dei bersaglieri di altri reggimenti. Abbiamo voluto fare questo non raduno appunto dedicando al 67° il nostro pensiero, come ogni anno succede, da 9 edizioni. Siete stati anche omaggiati nel corso dello scorso anno e anche di quest'anno dal Comune di Castelnuovo di Conza per aver prestato aiuto proprio nei primi momenti all'indomani del sisma alle popolazioni terremotate. Un legame di amicizia istituzionale, quello con il Comune di Castelnuovo di Conza, che si consolida anche oggi qui al nono raduno del 67° Fagaré nel comprensorio militare, con la presenza istituzionale del Comune di Castelnuovo di Conza. Come no, io ringrazio innanzitutto il sindaco di Castelnuovo di Conza che ci ha ospitati il novembre 2023. Poi anche in aprile del 2024, e come ho detto prima, il ringraziamento va al vice sindaco di Castelnuovo di Conza, qui presente oggi in questa bellissima giornata. Si è consolidata, nonostante il 67° in Castelnuovo di Conza non c'è stato, però ha avuto impegno su tutto il cratere in altre città. La cosa bella invece che mi piace dire è che il sindaco di Castelnuovo di Conza ci ha creduto a questa nostra missione, diciamo così, e ci ha voluto come portatori di pace, se non altro, se non in Castelnuovo di Conza, nel cratere, diciamo, del terremoto. Oltre che era un orgoglio, un onore, è stato una cosa bellissima per un intero anno. Piacere anche di ricordare
e di rimettere nelle mani del Padre Eterno tutti i bersaglieri, tutti caduti nelle operazioni di pace come caduti nelle operazioni convenzionali di guerra. Il nono passo che siamo riusciti a fare tutti insieme dal 2014, che questa nostra avventura è iniziata, grazie all'idea di un nostro caro fratello, perché per noi era veramente il fratello maggiore, Mario Leonetti, che ha già menzionato lo stesso Leo prima. E da una sua idea così è nata la voglia di ritornare qui, riscoprire un po' quello che è stata la nostra casa per un anno intero, ognuno nella sua epoca, diciamo, perché abbiamo fatto parte di diverse ere di scaglioni, di anno. Quindi. Tra l'altro arrivate da tutta Italia oggi a Bersano, come ogni anno vi radunate con le vostre famiglie da tutta Italia. La cosa bella è che tutto questo è iniziato nel 2009, così per gioco. Una semplice iscrizione a Facebook nel 2009 è stato l'input per creare tutto questo oggi nel 2024. Lavoreremo ancora di più perché grazie ai risultati quest'anno, diciamo che abbiamo fatto tutto di corsa per vari motivi, però per fortuna il risultato è venuto lo stesso e quindi ci stiamo preparando per il decimo, che dovrà essere un decimo veramente fatto bene come si deve, sperando che non come quest'anno ci diano i permessi per poterci, insomma, organizzare prima e in tempo debito. Ecco. Che effetto vi fa ritrovarvi tutti insieme e riabbracciarvi ogni anno, anche con le vostre famiglie? Siete diventati una grande famiglia. E questo è il punto, che noi abbiamo iniziato tutta questa storia singolarmente, venendo qui singolarmente. Poi ci siamo guardati un po' in faccia, abbiamo detto: ma perché dobbiamo estromettere le mogli, le fidanzate? Quindi c'è stata anche questa situazione che si è creata. C'è un gruppo WhatsApp che si chiama Fagarelle e sono tutte le nostre mogli, le nostre compagne, le nostre, insomma, che si sono radunate in questo gruppo WhatsApp e quindi si scrivono tutti i giorni. Possiamo dirlo che è anche il segreto dei bersaglieri. Soprattutto anche la partecipazione delle nostre compagne, delle nostre mogli, come dicevo prima, e che ci danno anche l'input per andare avanti e fare sempre meglio. E il prossimo, che ti ripeto, sarà il decimo, sarà un raduno importante. Concludiamo con il vostro motto. Invitto pronto a rinnovare le glorie. Invitto e pronto a rinnovare le glorie. Urrà! Urrà! Urrà!